Gesù, quanta gioia quando ti abbiamo qui in mezzo a noi. Non ci sentiamo soli, perché tu sei venuto dal cielo per liberarci dalla nostra solitudine, per dirci: eccomi qua, io che vi ho parlato, io che ho inviato i miei profeti, io che in tante maniere mi sono reso presente a voi, adesso mi rendo visibile, mi manifesto, sono qui il vostro Dio, disceso dal cielo, vengo a stare con voi, vengo per camminare con voi e ricondurvi nella casa di mio padre, all'Eden, da cui siete stati cacciati a causa del peccato. O Gesù, noi ti ringraziamo perché la tua presenza ci ricolma di gioia, ci dà tanta speranza. Con te non ci sentiamo più soli. O Gesù, ti ringraziamo perché tu sei venuto qui in mezzo a noi, Emanuele, Dio con noi, e vogliamo stringerci attorno a te, camminare con te, sicuri che tu ci porterai alla casa del Padre. E con canto cantiamo a te, o Gesù. Vogliamo inneggiare a te, vogliamo mostrare il nostro giubilo a te, perché tu sei il nostro Dio e noi siamo tuoi. Mora nuena iu yarana yoriana
Na cara iena muscia niena no aiure il dio lo canusce tali di amunte nanti manti nio lo scimentere natu na chiara na io fiori di amoraina i eventi ana continuarano nuarani na cara iereti mi scintoro aiurane ni achirano. Questa sera vogliamo riflettere davanti a Gesù sulla nostra situazione interiore, perché Lui è il risanamento dell'uomo. Proprio nell'enciclica Incarnationis Mysterium, per i 2000 anni dalla nascita di Cristo, il Papa ci invita a guardare Gesù come è colui che viene a risanare la sorte umana e a ricostruire ciò che era stato squarciato dal peccato, a ricostruire l'uomo, a salvarlo e a portarlo di nuovo all'Eden. Noi tutti, a causa del peccato, siamo divisi, squartati, e vogliamo riflettere su queste divisioni interiori che ci tormentano, perché all'inizio non fu così. A causa del peccato, una malattia tremenda che possiamo chiamare schizofrenia spirituale è scesa nell'uomo, e come gli schizofrenici noi siamo divisi, volontà e intelligenza, corpo e spirito non camminano di pari passo. Atteggiamenti schizofrenici sono in tutti noi, se ben riflettiamo. Paolo diceva, oimè, vedi io una legge dentro il mio corpo che si oppone alla legge di Dio. Voglio fare quello che è giusto, ma non riesco a farlo, oimè sono perduto. E subito diceva, la grazia di Dio, benedetta grazia di Dio che mi risana. Fratelli e sorelle, noi abbiamo così grosso modo quattro divisioni in noi. L'uomo è diviso in quattro. Le relazioni che noi abbiamo come uomini sono state compromesse appunto da questo peccato che ha diviso, squartato l'uomo. Senza queste relazioni l'uomo non vive più, non vive bene. E allora ecco Gesù che risana l'uomo interiormente, lo risana da tutte le sue divisioni, lo richiama da tutte le sue dispersioni e unendolo a sé ricostruisce l'uomo. Questa sera vogliamo riflettere sulle nostre divisioni
e vogliamo guardare Gesù come colui che ci ricostruisce, ci ricostituisce e risanati, ci rende belli, ossia ripristina il suo volto, il volto del Figlio, e ci dà quella gioia di sentirci uniti in Cristo, veri figli del Padre. Guardiamo un momento all'Eden. Adamo è felice, è unito al suo Dio. L'amicizia con Dio è profonda. Dio conversa con lui, cammina con lui, come un amico con l'altro amico. Dio nel mezzo, a destra Adamo, a sinistra Eva. Era beato l'uomo. Adamo amava Eva, la riconosceva come carne sua, ossa delle sue ossa, un amore tenero e profondo che univa i due cuori, quello di Adamo e quello di Eva, che univa la carne di Adamo e di Eva, una sola carne, un solo osso. Quando Adamo la vide, traslì di gioia, carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Era un amore che univa Adamo ed Eva, erano due, ma un solo spirito, una sola carne. E Adamo era il padrone del giardino, il padrone della terra. Tutti gli animali erano sottomessi a lui. Egli imponeva a tutti gli animali che Dio conduceva davanti a lui il nome. E questo imporre il nome significa avere il dominio, la padronanza. Tutto obbediva ad Adamo, anche le fiere. C'era un'armonia attorno a lui. E un bel giorno, un cattivo giorno, viene il tentatore e distrugge l'unità. Distrugge l'uomo nel suo rapporto con Dio, distrugge l'uomo nel suo rapporto con Eva, distrugge l'uomo nel suo rapporto con la natura e, quel che è peggio, distrugge l'uomo in se stesso. Mente, cuore, corpo, tutto è in subbuglio nell'uomo. Adamo, dove sei? Adamo adesso è nascosto nel fogliame del paradiso. Dove sei? Adesso l'uomo fugge da Dio, si nasconde da Dio. E Adamo risponde: mi sono nascosto perché sono nudo. Come? Prima non ti accorgevi che eri nudo, prima mi cercavi, stavi con me, e adesso ti nascondo da me? Ti nascondi e ti accorgi che sei nudo, sei senza il vestito della mia grazia. Anche Eva è nascosta, lontana da Adamo, perché si vergogna dalla sua nudità. E quando Dio chiama Adamo, Eva, a render conto di quello che hanno fatto, Adamo scarica la colpa su Eva: è stata lei.
E qui incomincia la divisione tra l'uomo e la donna. Non è più una sola carne o un solo spirito. L'uomo si divide dalla donna, la donna si nasconde dall'uomo, incomincia la divisione tra l'uomo e la donna, tra gli uomini. Adamo non ha più il dominio delle fiere, non ha più il dominio della terra, è sconvolto nei suoi istinti, nella sua concupiscenza, ma anche è costretto a lavorare la terra perché dà tribole e spine e deve lavorare, sudare per guadagnarsi il pane per vivere. Ecco tutti ostile, l'armonia con l'ambiente è rotto il rapporto con la natura, con l'ambiente attorno. L'uomo è sconquassato, è diviso, diviso in se stesso, diviso da Dio, diviso dall'altra e poi dagli altri, diviso dall'ambiente, tormentato. Egli stesso non sa cosa fare. I suoi comportamenti sono non rettilinei, perché egli è dominato ora dalla ragione, ora dall'istinto. Il suo cuore è invaso dal peccato e dei residuati del peccato. Ecco la condizione dell'uomo. Questa condizione si è aggravata. Si è aggravata cammin facendo, ed oggi l'uomo, lontano da Dio, è sempre più diviso. Diviso in se stesso, diviso dagli altri, diviso da Dio, diviso dalla natura, dall'ambiente. Ma è Gesù che viene a risanare. Gesù promette il Salvatore, il figlio della Vergine, e in quel figlio della Vergine noi siamo risanati. Oh Gesù, noi vogliamo guardare questa sera nella tua luce le nostre divisioni, e vogliamo innanzitutto guardare dentro noi stessi. Vogliamo guardare tutte le ferite che portiamo nel cuore, le ferite della memoria, le ferite che noi portiamo nella nostra intelligenza e nel nostro corpo, e chiediamo a te di risanare queste ferite. Signore Gesù, vogliamo questa sera riflettere sulle ferite che noi abbiamo e che impediscono a noi di trattare bene con gli altri, le ferite tra l'uomo e la donna, in famiglia, le ferite nell'ambiente in cui l'uomo viene a trovarsi, tra genitori e figli, le ferite tra uomini e uomini, le ferite dell'uomo che guarda in profondità, guarda se stesso nella sua storia, e vogliamo invocare la tua guarigione su noi stessi. Gesù, Salvatore nostro, vieni a guarirci da questa grande piaga che è dentro di noi, vieni a guarirci da tutte le divisioni che sono dentro di noi, vieni a risanare noi stessi, Signore Gesù, con la tua grazia. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, io invoco la tua luce, apri uno spiraglio di luce, penetra dentro di me, io invoco il tuo amore, mi investi il tuo amore,
Voglio consegnarti il mio passato e voglio riconciliarmi con il mio passato che tante volte risorge in me e mi tormenta. Signore, io ti consegno il mio passato. Signore, io ti consegno il mio peccato, il peccato che tante volte non mi perdono. Ti consegno le mie cadute da quando ero bambino fino a questo momento. Sono caduto, mi sono rialzato. Sono caduto, mi sono rialzato. Tante, tante volte, una serie quasi infinita di cedimenti e di riflessioni che mi hanno fatto risorgere, che mi hanno fatto alzare e mi hanno rimessi in cammino. Signore, io ti presento tutto il mio passato personale. Ti presento, Signore, il mio passato, la fiamma figlia, famiglia, mio padre e mia madre, e fa che io li accetti. Tante volte non ho accettato mio padre, mia madre, non ho accettato la mia famiglia, non ho accettato di essere nato in un luogo, di essere membro di quella famiglia, di avere quei parenti da parte di madre, da parte di padre. Tante volte mi sono ribellato al mio passato, alla mia storia, non ho accettato la mia storia, non ho accettato di essere nato in quel dato frangente, di essere vissuto in quel dato ambiente familiare, di aver incontrato tante e tante persone a cui sono stato legato da vincoli o di sangue o di amicizia e che mi hanno fatto del male. Signore, tutto questo mi è passato, io lo presento a te, perché in questo passato che ci sono tante ferite, ci sono tante piaghe che emergono continuamente. Fa che accetti la mia storia passata, che accetti la mia nascita in quella famiglia, in quel paese, in quell'ambiente. Forse avrei desiderato un ambiente familiare diverso, un ambiente piaciato, un ambiente dove regnava l'amore, la gioia, e invece mi sono trovato in un ambiente dove è regnato l'egoismo, il disinteresse, l'oppressione. Ma io ti consegno il mio passato, accetti il mio passato, accetto la mia storia, perché tu ti sei inserito nella mia storia. Tu sei venuto a trovarmi là dove io mi trovavo e mi hai accompagnato fino a questo momento. E adesso vuoi risanarmi da tutte le ferite che io ho contratto nel mio passato. Signore, io accetto la mia storia, io accetto il mio ambiente familiare, io accetto quello che è avvenuto in me e lo presento a te perché tu lo risani. Oh Gesù, io ti presento la mia storia di oggi, la mia cronaca, ti do il mio presente, mi trovo in grande afflizione. Ecco la mia relazione con marito,
con la moglie non è una relazione buona, fondata sull'amore. Io non trasalisco di gioia quando vedo il mio marito e non dico carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Non mi abbandono a lui per diventare un solo spirito e una sola carne. Io sono diviso, Signore. Sono diviso in famiglia, da mia moglie, da mio marito. Non c'è comprensione tra di noi, non c'è amore, non c'è condivisione di progetti, non camminiamo insieme. Ognuno si nasconde dall'altro, ognuno fugge dall'altro e questa divisione è causa della mia rovina. Perché tu vuoi l'unione, perché tu mi hai creata per questo. E io gemo nella mia divisione, nella mia situazione. Signore Gesù, risanami il mio presente familiare, i miei figli. Non sono quelli che avrei voluto. Avrei voluto un figlio, una figlia buona, obbediente, intelligente, che mi desse soddisfazioni. E i miei figli mi hanno dato dolore, dispiacere. Mio figlio mi ha lasciato, mio figlio si è drogato, mia figlia è cattiva, acida con me. Mio figlio mi dà tanti dispiaceri. Io non sono contento dei miei figli. Avrei desiderato altre figlie, avrei desiderato molti altri figli e non li ho avuti. Signore Gesù, risana questa ferita profonda che è dentro di me, questa piaga insanabile, la piaga della mia famiglia che non è quella che io volevo. Risana il mio presente, oh Signore, risana la mia situazione familiare. Tutte le mie ferite, tutte le mie piaghe, io sono grondante di sangue ogni giorno, non ce la faccio più. Gesù, 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 io mi appello a te, io guardo a te, conosci lacrimosi, vieni in mio aiuto, risana il mio presente individuale, il mio presente individuale e familiare, il mio presente parentale, parenti che sono cattivi con me, fratelli che sono coltelli con me. Gesù, non ce la faccio più, c'è divisione, non c'è unione, però tu, oh Gesù, puoi risanare le mie piaghe, le mie ferite. Io metto ai tuoi piedi tutto il mio presente individuale, familiare, parentale e amicale, gli amici, i falsi amici, gli amici che sono egoisti, gli amici che ti fanno una faccia e poi diventano nemici. Oh Gesù, io mi accorgo e sono in pena, ma questo è l'ambiente in cui vivo. Signore Gesù, ti presento il mio ambiente amicale e ti presento anche i miei nemici, coloro che mi fanno del male, che mi hanno perseguitato, che tuttora mi perseguitano. Signore Gesù, dammi il perdono, perché soltanto col perdono io posso ottenere da te la guarigione. Signore Gesù, mi presento a te carico del mio passato, carico del mio presente. Gesù, sono malato, profondamente malato, sono ferito, profondamente guarito, sono piagato,
profondamente piegato, ma tu puoi risanarmi. Gesù, 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 io mi affido a te, tu sei la mia guarigione. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gesù, io penso al mio futuro e mi preoccupa il futuro, mi preoccupa la mia salute, non sto bene Gesù, sono malato, non vedo che la mia malattia possa facilmente regredire. Sono ammalato seriamente, i medici scuotono la testa. Gesù, io guardo con apprensione, con terrore il mio futuro, la mia vita è in pericolo. Gesù, anche mia moglie sta male ed anche i miei figli non stanno bene. Signore, io sono preoccupato per la mia salute e sono afflitto perché non vedo un futuro felice. Signore, la mia situazione economica non è solida. Io sono nell'indigenza, non ho prospettive di lavoro. Io mi preoccupo per me, per i miei figli. E tra questa mia angustia sono una grande afflizione. Il mio futuro mi dà paura. Signore, se io muoio, i miei figli cosa faranno? Non hanno risorse, non hanno un posto di lavoro. Gesù, sono preoccupato per me, preoccupato per mia moglie, preoccupato per i miei figli. Io, moglie, sono preoccupato per mio marito. Non ha una buona salute, il lavoro non rende,
cosa farò con i miei figli? E i figli dicono: i nostri genitori stanno male, cosa sarà di noi? Signore, tutti siamo preoccupati per il nostro futuro, sotto il profilo della salute, sotto il profilo dell'economia. Signore, ho tanti nemici, sono in pericolo, non sono sicuro, cosa sarà di me? Signore, tutto mi si rende difficile, tutto mi preoccupa, dovunque lo sguardo io giro, sventure io vedo, presagi di rovine io vedo. Signore, io sono preoccupato, ma tu mi dici: abbandonati a me, guarda gli uccelli del cielo, guarda i fiori di campo, ascolta quello che io ho detto, non cadrà un capello dal vostro capo senza che il padre la voglia. Voi volete più di molti passeri, tu tante volte l'hai detto, ma io credo sia queste tue parole, ma non li applica a me, e continuo ad essere preoccupato per la mia salute, per il mio avvenire, per i miei figli, per me. Sono preoccupato per il futuro. Gesù, risanami questa sera. Io consegno il mio futuro nelle tue mani e voglio credere a quello che tu dici. Signore, io mi consegno a te col mio passato, col mio presente, col mio futuro. E penso poi, Signore, alla mia sorte eterna. Non sono stato un buon cristiano, una buona cristiana. Quanti peccati ho fatto. È vero che tu mi hai perdonato, ma io non sono sicuro del tuo perdono. Gesù, qual è la mia sorte eterna? Quella che tu hai già segnato fin da questo momento. Come potrò presentarmi davanti a te nel grande giudizio? Signore, quando io morrò, e non so quando morrò, come mi troverò davanti a te? Io sono preoccupato. Preoccupato per quello che succederà dopo la mia morte. Gesù, 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 questa sera mi presento a te. Risanami, Signore. Vieni dentro di me, o Signore. Abbi pietà di me, o Signore. Fa che io mi abbandoni nelle tue mani. Distruggi tutte queste ansie, tutte queste preoccupazioni, tutte queste ferite, tutte queste piaghe che porto dentro di me. Risanami, Signore. Io mi abbandono a te. Signor mio e Dio mio, pietà di me, o Signore, pietà di me. E adesso, fratelli, distogliamo lo sguardo da noi, usciamo da noi, usciamo dal nostro passato, dal nostro presente, dal nostro futuro, e incontriamoci con Gesù, con lo sguardo di Gesù. Lasciamoci guardare da Lui e guardiamo Lui, è la nostra salvezza, è la nostra vita, è venuto per salvarci, è venuto per stare con noi, lo sguardo di Gesù, lo sguardo di Gesù. Fratello, sorella, lasciati guardare da Gesù, è lo sguardo di colui che ti ama,
e che può tutto e ti vuole salvare, guarire, consolare, riempire di gioia lo sguardo di Gesù. Pietro aveva peccato, lo aveva rinnegato, e quando quella notte Gesù scende dal pretorio e guarda Pietro, lo sguardo di Gesù lo ferisce e lo guarisce, ed egli piange, ma in quel pianto è la sua guarigione. Quando lo sguardo di Gesù si posò su quella donna adultera che era davanti a lui, lo sguardo di Gesù le infuse serenità. Non ti condanno, donna, non ti condanno, non peccare più. Lo sguardo di Gesù consolò quella donna, la guarì dalla sua paura di essere condannata e lapidata. Lo sguardo di Gesù lenisce le piaghe, guarisce le ferite. Lo sguardo di Gesù consola e dà la vita. Ecco, Gesù è a Gerico e un uomo è sull'albero nascosto e guarda giù, ma lo sguardo di Gesù si posa su Zaccheo. Scendi, scendi, voglio venire a casa tua. E Zaccheo scende e Gesù lo guarda ed entra in casa. Quello sguardo di Gesù ha guarito Zaccheo, che lo riceve in casa con gioia e mette tutto quello che ha a sua disposizione e diventa discepolo di Gesù. Lo sguardo di Gesù. Oh Gesù, questa sera ti chiediamo di guardarci in profondità e di parlarci. Perché temi, figlio mio? Perché temi, figlia mia? Io sono con te. Il Padre mi ha mandato per te, perché tu ritrovi in me la sicurezza e la vita. Anche mio Padre ti ama, per questo mi ha mandato. Vieni a me. Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, ha scritto il mio Apostolo. Io non ti condanno, vieni a me. Io sono la sicurezza tua, io sono la tua vita. Io risano il tuo passato perché lo prendi in me. Io risano il tuo presente, io risano il tuo futuro, perché io sono sempre con te, sono stato con te nel tuo passato, sono nel tuo presente, sono nel tuo futuro. Io sono il tuo futuro, abbandonati a me, io sono il tuo Dio, colui che ti salva. Non temere il peccato, io l'ho portato su di me, io l'ho assorbito su di me. Non c'è nessuna condanna per te, perché io ho pagato per te e pagherò sempre io per te. Non avere paura, finché sei con me, con tutti i tuoi peccati, sono io che ho pagato e pagherò sempre, perché tu possa essere sciolto da ogni debito. Io rimetto ogni debito, passato, presente, futuro. Se tu ti affidi a me, io sono il tuo Salvatore,
di sempre, sono sempre il tuo Salvatore, sono colui che ti salva, io sono Gesù, sempre Gesù. Non aver paura per la sofferenza, è il segno sicuro della tua appartenenza a me ed è il segno sicuro della gloria che io ti darò, perché come sei partecipe della mia sofferenza, così sarai partecipe della mia gloria. Non affliggerti per tutte quelle cose avverse che ti capitano, non affliggerti né per i tuoi peccati, né per i peccati degli altri, né per i tuoi insuccessi, non ti affliggere per nulla, rimetti a me tutto ciò che ti affligge e sta sereno, tranquillo, perché io sono con te. Non aver paura della tua salute, perché io sono con te e non ti succede nulla che io non la voglia, e ciò che voglio è per la tua salvezza, per il tuo bene. Non aver paura di niente, di nessuno, perché non cadrà un solo capello dalla tua testa senza che il Padre mio lo voglia. Abbi fiducia in me, lasciati vivere da me, perché io sono il tuo Signore d'ora e di sempre. E adesso guardami, figlio, figlia, guardami, sono il tuo Dio, il tuo Signore, sono l'amico dell'anima tua. Guardami e abbandonati a me, io ti mostro il mio cuore, guarda il mio cuore, guarda il mio cuore, palpita per te ed è squarciato per te, entra dentro il mio cuore e sta sicuro, non avere più paura né di te né degli altri, io perdono il tuo peccato. Tutto il tuo peccato, io ti perdono perché ti amo, io dimentico tutto e tutte quelle che tu patisci, questo per me ha grande valore perché ti rende partecipe della mia sofferenza redentiva, perché ti associa a me, perché questo ti fa entrare nel mio progetto di amore. Fidati di me, io ti amo, ed è questa la parola che io ti consegno, io ti amo, figlio mio, figlia mia, amico mio, amica mia, io sono il Signore Dio tuo, ma anche sono colui che è venuto a stare con te e a portarti con me nella casa del Padre, a farti ritornare all'Eden da cui sei stato cacciato. E c'è una parola che il Signore ci dice, e adesso io ti dico di servire il Signore tuo Dio, egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, egli terrà lontano da te la malattia, non vi sarà più in te uomo o donna che abbia a perire. Io ti farò giungere e raggiungere il numero completo dei tuoi anni. Sono parole che diceva gli antichi, ma in una maniera diversa la ripeto a te. Non temere. Servi il tuo Dio, sta con me e il tuo avvenire è sicuro, sta con me, io sono il medico divino che guarisco tutte le tue malattie, le guarisco ogni giorno, io sono la tua speranza, io sono il tuo amore, sta con me, io questa sera ti guarisco da tutte le tue malattie, io perdono tutti i tuoi peccati, io ti sollevo dalla fossa e tu rinnovi come aquila
la tua giovinezza. Amen. Anu vakor anu mayu lo shuru ga ye varu Anu ranu mashiri shiru varu Tu adira mayu riano yu Shumaranu mayu riano Shumana estere duro la roba, carani madonna iuri. Ia mi taiere ne mascen culuti stai, tu arini mano ieri marla io la scina E rimatita ti caretti a noi, alla ierene sciore. E a malarina mosci sta caretti scioie, sciarara tu. Io sono in mezzo a voi, come il vostro Dio che guarisce. Io sono in mezzo a voi, come Dio che consola, io sono in mezzo a voi e vi abbraccio tutti questa sera, siete miei, non vi lascerò più soli, confidate in me, non siete soli, io sono il vostro Dio. Sì, oh Gesù, noi crediamo a te e questa sera chiediamo la tua benedizione, scenda la tua benedizione su di noi, sul nostro passato, sul nostro presente, sul nostro futuro, sul tempo e sull'eternità nostra, scenda la tua benedizione sulle nostre famiglie, sulle nostre case, ti presentiamo i nostri figli e le nostre figlie, ti presentiamo tutti gli amici e tutti i nemici, ti presentiamo tutti, o Signore, questa sera la tua benedizione raggiunga tutti quelli che sono congiunti con noi da vincoli di sangue, da vincoli di amicizia. Signore, scenda la tua benedizione anche sui nostri nemici, su quelli che ce ne fatto del male, scenda su di tutti, o Signore, la tua benedizione, perché tu sei il nostro Dio che perdona ogni colpa. Tu sei il nostro Dio che sei qui in mezzo a noi per salvare, non per condannare e perdere. Tu sei un Dio che salva. Benedicici, o Signore, questa sera e la tua benedizione ci accompagni. Amen.